Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi finalmente posso condividere con voi un titolo che a cui stavo facendo la corte da parecchio. Mi hanno finalmente mandato la chiave e oggi lo posso condividere con voi. Arrival Zero Hearth, un action roguelite bullet hell molto particolare perché, come vedete, ha questi mostri che ricordano un po' la guerra dei mondi ed è ambientato in Finlandia. Non comanderemo uno solo uomo, bensì delle varie unità, ognuna con delle abilità differenti, chiaramente le potremo potenziare e via dicendo, un po' come succede in quasi tutti i giochi di questo genere. Se il gioco vi dovesse piacere, qua sotto in descrizione come sempre troverete il link alla sua pagina Steam. Il gioco uscirà dall'Early Access questo gennaio, quindi se vi dovesse piacere potete seguire il suo sviluppo su Steam. Detto questo, iniziamo una nuova run. Prima però vi faccio vedere, vedete, qui ci sono le varie unità attualmente disponibili, le ho sbloccate quasi tutte, meno il lanciarazzi. E anzi, non è vero, pensavo queste fossero altre cose, invece no, ci sono ancora tutte queste unità da sbloccare, quindi un'enorme varietà, calcolando che poi si possono potenziare. Alcune sono veramente molto buffe, ci sono queste per esempio che invocano questi tralicci della luce che schiantano i nemici. Qui vedete c'è veramente tantissimo da potenziare con questa sorta di cristalli che recuperiamo uccidendo i nemici. Iniziamo con normale, abbiamo sbloccato 3 biomi su 7, quindi ancora ce n'è. Finlandia 1995, una storia, una realtà alternativa. Vedete, sul terreno ci sono varie cose con cui interagire. Questa casa, per esempio, l'S-Market ci permette di comprare un potenziamento. Per esempio c'è quest'onda d'urto che si propaga quando uccidiamo un nemico infliggendo altro danno, oppure il bombardamento quando un'unità sale di livello, e questa invece è una cupola che ci protegge. Iniziamo con questo. Eccoli là, nemici, è tutto in automatico. Adesso abbiamo questa sorta di stregoni. Quando combattiamo non è possibile raccogliere cose. Qui, come vedete, abbiamo il recap di quello che abbiamo raccolto, delle unità, e queste barre indicano praticamente quante possibilità abbiamo prima di morire, perché praticamente ogni volta che muore un'unità è come se perdessimo una tacchetta di vita. In alto troviamo tutti i potenziamenti, a destra i potenziamenti che abbiamo raccolto, a destra troviamo invece il recap delle caratteristiche della run. E come dicevo, quando combattiamo non possiamo accedere, non possiamo prendere nulla, possiamo prendere solo i cristalli. Qui abbiamo trovato la velocità. La velocità di movimento dei soldati è estremamente importante, perché arriveranno dei momenti in cui devono fare uno skiving incredibile. Fa una cosa, non esplora, vedete in alto a sinistra c'è scritto livello esplorato al 56%. Esplorare, non so che cosa ci dia, se ci dia dei bonus o una roba del genere, però nasconde dei pericoli. Infatti, nelle zone non esplorate si nascondono dei nemici, potrebbero nascondersi dei nemici, quindi se già doveste star combattendo contro 1000 soldati alieni, non andate a esplorare, perché altrimenti son cavoli. Non farete altro che aggrare altri miliardi di nemici. Attualmente siamo veramente al primo livello, quindi c'è poca gente. Vedete, i cristalli verdi fanno salire di livello le unità, i cristalli blu sono appunto quelli che utilizziamo poi per sbloccare cose. Queste aree violette che vedete sul suolo indicano dove andrà a cadere l'attacco nemico. Andiamo con velocità, grazie. Alcuni edifici ci permettono di reclutare nuove unità, altri ci permettono di unire unità dello stesso tipo, dello stesso livello, per potenziarle. Lì starà a noi capire se sia meglio nella nostra run avere più unità o meno unità ma di livello più alto. Non possiamo prendere tutti i tipi di unità, vedete qua in alto a destra, sopra a destra delle barre c'è scritto
il tipo di unità che abbiamo. È comunque possibile, grazie ad alcuni edifici, cambiare la classe di una determinata unità e provare nuove combo nel caso non ci convincesse. Quest'area azzurra indica l'area d'efficacia dei nostri soldati. Ecco, iniziano ad arrivare nemici già piuttosto. Nel caso dovessi utilizzare la cupola, sarei immune agli attacchi. Vedete, inizia ad arrivare anche il nostro bombardamento. Adesso possiamo muoverci perché abbiamo già preso un sacco di esperienza, vedete? Qua a destra ci sono tutti i multiplayer, i moltiplicatori che abbiamo, moltiplicatori che abbiamo ottenuto. Che facciamo? La velocità dei proiettili, sì. Questo qua invece, questa è la camera mortuaria che ci permette di liberare, di bruciare una cassa e quindi liberare uno slot salute. Prendiamo questi che sono nuovi, lanciafiamme. Eccolo, questo è addirittura singolo. Vediamo un po'. Ogni classe ha delle caratteristiche differenti e anche un numero differente di soldati che la compongono. Ovviamente, che so, la fanteria è più numerosa ma è un po' più debole. Prendiamo questo, lanciarazzi. Andiamo. Il gioco è molto carino. Ci sono però alcuni nemici che sono un po' più bruttini degli altri, tipo quelli degli elmetti volanti. Secondo me quelli potrebbero sicuramente ridisegnarli, perché proprio sono veramente brutti. Facciamo questo, più casse, possibilità di incontrare più casse, non è che mi dispiaccia, occhio. Il lanciafiamme è una figata pazzesca. È belli gli alieni. Questo tiri, che sentite, siamo noi che saliamo di livello. Intanto hanno devastato la foresta. Vai. Ole. Prendiamo una cupola che ce ne abbiamo poche. Cecchino? Cecchino è che mi faccia proprio impazzire. Prendiamo un'altra unità di fanteria. Cecchino è molto molto lento. Ecco, vedete? Abbiamo sbloccato. Abbiamo intercettato dei nuovi nemici. Pere. È arrivato il bombardamento orbitale. Vai. Attenzione, non finiamo nella zona viola. Se no è la morte. Tu. Invece quando sentite tu vuol dire questo, che abbiamo portato a termine gli obiettivi. Vai nel teletrasporto e vai verso un nuovo bioma. Oh, bene. Invasione aliena massiccia. Allora, prendiamo questo. Sì, prendiamo questo. Vedete? Con questo possiamo far salire di livello le unità facendo diventare elite. Facciamolo. Abbiamo solo questi, quindi non possiamo fare niente. Prendiamo lanciarazzi, prendiamo arcieri, faccio anche gli arcieri. Qui possiamo cambiare, non ci serve assolutamente. Arrivano. Ci sono degli alieni che hanno una sorta di mega spadona. Quelli fanno malissimo perché occupano tantissima mappa e sono difficili quindi da schivare. Oh, lanciafiamme mi piace parecchio, eh. Dovrebbe essere lui che sta massacrando tutte.
Vai, massacra, massacra. Vedete, sulle testine aliene indicano quanti nemici di una stessa classe abbiamo ucciso. Ecco, vedete, sti caschetti così veramente sono l'unità più brutta. Ci sono alcune che proprio, secondo me, vanno un attimino risistemate. Anche perché le unità invece sono molto carine. I tripodi pure. Ma poi altre proprio un po' troppo approssimate, no? Olè. 27 livelli. E comunque non si arriva mai in un punto in cui si ha l'impressione di essere troppo troppo potenti, eh? È sempre molto bilanciato come titolo. Ok. Vediamo un po' di cose. Una extra bara. Quindi un punto salute in più. Che mi dai? Mi dai nemici, mi dai. Ah no, casse, vai. Che shockwave. Altre casse volanti. Velocità dei proiettili. Esperienza. Prendiamo il 142% d'esperienza in più. Upgrade. C'è un upgrade, va. Lanciafiamme è potente, magari serve upgradarlo. No, il trasformatore non ci serve. Tu. Abbiamo preso lo Stargate. E adesso diciamo ciao alle nevi. Per venirci a divertire qua nel... Ah, bene, abbiamo fatto in tempo a divertirci qua nel deserto. Avete visto il caccia che è passato? Dai, lanciafiamme. Lanciafiamme è potente, ma dura veramente un secondo, sto vedendo. Brucia tutto. Ammazza tutti. Ah, di ciao con la manina. L'unica cosa che mi sento di dire è che a volte si arriva ad un punto in cui si ha come la sensazione che i livelli non finiscano più. Secondo me andrebbero accorciati un pochino, non tanto ma un pochino, perché ci sono proprio momenti in cui dici ok, non finisce più, e quello che succede è che vi ritroverete a fare esattamente questo, cioè girare intorno, in tondo, così, intorno a loro per schivare. Questi sono quelli che vi dicevo prima con la mega spadona, quindi capite che stare 10 minuti così non è esattamente il massimo. Vedete, se io scelgo di utilizzare la cupola, questi possono fare tutti gli attacchi che vogliono, ma non ci fanno niente. È ottimo per eliminare le truppe e non andare a zonzo aggrando gli altri. Ovviamente fate attenzione quando inizia a brillare, a lampeggiare, vuol dire che sta per terminare il suo effetto. Per adesso non ho visto altre abilità, non è escluso che ce ne siano in una fase più avanzata o in un futuro, spero proprio di sì, perché appunto sarebbe carino per esempio avere la possibilità di scegliere eroi che abbiano un'abilità differente, oltre che ne so al dash e alla cupola, in modo da rendere tutto ancora più vario. Ecco il bombardamento. Ok, qui abbiamo preso tutto. Andiamo giù prima che arrivino gli altri. Eccoli, li abbiamo chiamati. Abbiamo perso uno, vedete? Abbiamo perso uno. Due. È come perdere le vite. Queste adesso si rigenerano, eh? Però ovviamente perdiamo la vita e dobbiamo trovare quelli che abbiamo visto prima, le chiese. Affan bene.
ci serve assolutamente più potenza di fuoco. Vaffanbene, stanno ammazzando tutti. Cioè, salvati il bombardamento. Rimangono pezzi di alieno sulla mappa. E un sacco di esperienza. No, non ce l'abbiamo fatta. Oddio, siamo bloccati. Cerchiamo di prendere i cristalli blu. Ah, ok, 1000, così possiamo sbloccare 2 unità. Infatti mi sa che adesso muoio, così andiamo a sbloccare delle nuove unità e le proviamo. Dai, crepiamo. Ok. Vai. Andiamo a vedere, va. Grazie. Allora, vediamo un po'. Possiamo sbloccare questo lanciato. Cos'è? Lancia missili? No. Qui altri potenziamenti, altre cose. No, vediamo delle unità. Questo c'ha le mine. Questo è elettrico. Questo chiama le meteoriti. Faccia 1000, vale. Questo c'ha le bombe che si appiccicano. Tesla. Prendiamo Tesla. 1000. Questo è 1500. Non so se prendere Tesla o no. Facciamo questo. E questo. Ok, new run. Vediamo. Vediamo se siamo fortunati e li troviamo subito. Oh no. Iniziamo sempre con questi. Ok, ci sono questi nuovi e c'hanno la wallera magica. Ok, abbiamo sta roba, grazie. Andiamo avanti un attimo finché non sblocchiamo quegli altri, così vediamo che fanno. Questo è nuovo, non l'ho mai visto. Questo edificio. Va bene. Non capisco che, cioè, che effetto facciano. Non vedo. Ah, ok, sì, sono queste specie. Queste specie di rettangoloni volanti. Esperienza, va? Ah, questi. Vai. Cecchino, no, questi sono più potenti. Attacchiamo con i pali della luce. Guarda i razzi come volano, di è. Questo è per andare via. Abbiamo esplorato tutta la mappa adesso, sì. Vai. Come hai visto? Le unità sono molto varie, sono veramente carine in termini di aspetto. Lanciafiamme? Sì. È proprio uno stile grafico che piace parecchio. Occhio. Thank you.
Ok, andiamo qui. Vediamo un altro lanciafiamme. E la prossima volta prendiamo i lanciarazzi, perché contro quelli con le spade ho come il sentore che siano più potenti loro. Ok, facciamo velocità. Esperienza e baffan bene. Uccideteli! Finché non arrivano quelli con le spadone, diciamo, la cosa è gestibile. Lì diventa proprio un casino. Perché quando arrivano quelli, ne arrivano direttamente 1.726. Per cui diventa un casino poi muoversi. Ok, un sacco di velocità, ottimo. Guardate, andiamo veloci. La velocità è veramente di estrema importanza in questo gioco. Andiamo nel boschetto, ripariamoci. Battetelo un po'. Sì, sì, decisamente ci servono degli altri lanciarazzi. Dammi subito i soldati. Ok, bene. No, lanciafiamme questo. Ah, ma non... Abbiamo finito qui il... lo spazio. Pensavo che fossero questi, invece no, sono questi qua, sono diversi. Questi, diciamo, la versione più potente. Gli arcieri non possiamo prendere, quindi prendiamo questi. No. Non gradiamo niente. Una vita in più. Vai questi, allora. Stanno per arrivare. Vai, abbatteteli tutti. Ma stavolta voglio provare a riempire la fila sotto delle unità. Prima di farli salire di livello. Sarà un'ottima strategia? Boh. No, è morto uno, però niente paura perché qui c'è la camera mortuaria, quindi possiamo andare lì. Guardate il mega razzo. Boom. Non ho neanche visto chi ci ha uccisi. Mamma mia. Però adesso si nota che ammazziamo un po' più veloci, eh. Quelle con la palla sembra un suore con una sfera di cristallo. Oh mamma mia. Altra ondata. Dagli di mega razzo, grazie. Ok, fantastico. Andiamoci a togliere subito quel puntino negativo. Allora, se avete anche visto come funziona. Upgrade non necessario, andiamo qua. Oh, siamo di nuovo nel deserto. Ancora non abbiamo sbloccato nessun bioma nuovo. Va bene, ci siamo arrivati in tempo. Ok, qui ci sono quelli con le spade. Dai, abbattere, abbattere. Ci serve un'altra unità di quelli con i pali della luce. E quelli pure sono potenti. Qui possiamo... qui c'è doppio per le unità, ottimo.
Se solo riuscissimo a prenderli. Oddio. Che caos, che caos. No, maledizione. Skiving. Va, fan bene. Ma 18.000, di è. Via, via, via. Arrivano da tutte le parti a massacrarci. Vai. Cupola protettiva. Dai, massacrate questo. Bisogna uccidere prima questi con le spade perché danno un fastidio. Ok. Vai, cecchino, no, no. Oh, guarda questo, ottimo. Un altro lanciafiamme? Sì. Vediamo un po'. Sì. E ci dai? Schifo ci dai. Altre unità? No. Volevo far vedere. Ecco, vedete, questi li chiamiamo noi sti mega pali della luce. Tra l'altro anche questi piccolini droppano una quantità di cristalli verdi incredibile. Fatto. Siamo un milione. Allora, abbiamo tempo per un'altra battaglia, va? Poi intanto se no ci suicidiamo. Parol. Ok. Cerchiamo di annientare questi in modo da prendere subito le unità nuove. Guardate lì a sinistra quanti pali della luce. Occhio. Affan bene. Qui prende l'unica cosa è girare in tondo così. Skiving. Dai, massacrateli. Voglio andare a prendere quelle unità, su. Lì c'è roba blu, per me, grazie. No, porca miseria.
Vai. Cecchino non lo possiamo prendere, questo possiamo prendere solo questo. Vabbè. Mille tralicce adesso. Vabbè, quello era un mega drago? Figo. Eh sì. Però stia aiutando noi. Chiamate tralicce. Abbiamo lanciafiamme a livello 23. Dai, massacralo. Ok. Questo. Dai. Mi mancano solo 1600. Vai. Ok. E GG. Ok, perfetto. Allora, dopo questa nuova vittoria, direi che possiamo terminare qui questo one shot. Questo era Arrival Zero Hearth. Come avete visto è molto interessante come titolo, ha sicuramente bisogno di qualche smussatura, ma d'altronde è un titolo sempre in Early Access e devo dire che nel tempo già si è evoluto molto, quindi questo fa ben sperare per il suo futuro. Comunque fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti, ricordate che potete mettere un mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!